Mollicone, no. Fratelli d'Italia, voleva aggiungere una cosa sulla, sulla recrudescenza. Ovviamente non è un epidemiologo, ma no, non lo politicamente, sono, lei, politicamente... No, io le faccio più precisamente la domanda, perché è anche il corollario di quello che ci diceva prima Dario Fabbri a proposito della Germania e dei Länder. In Italia le regioni, anche le regioni di centrodestra, invece premono perché ci sia o un lockdown selettivo, un rafforzamento del Green Pass. Comunque questa volta sono le regioni a chiedere maggiori restrizioni e un intervento su questo fronte. Vede, che le regioni abbiano una pressione diretta, i governatori in particolare, che quindi giustamente si debbano occupare dei territori dove ci sono dei focolai, e questo è sacrosanto. Però se andiamo ad analizzare quello che ha fatto il governo Draghi, il famoso governo dei migliori, sul Covid, con l'86% di prima dose in Italia e l'83% del ciclo completo, non è sicuramente sufficiente. Siamo ancora alla salviamo il Natale, cioè siamo salviamo il Natale è stato qualche poco, titolo poco non è meno, in agenda. Siamo poco meno indietro rispetto alla Germania, rispetto, e anche lì il ciclo vaccinale è quasi completato del tutto, quindi evidentemente questa attesa messianica rispetto ai vaccini è poi di fatto non ha portato all'immunità di gregge, come si diceva. Però, e addirittura, scusate, sul Green Pass. Però non andiamo sulla cosa medica, che non c'è soprattutto sul Green Pass, che non è medico. Perché siamo il Green sulle Pass, misure politiche. Esatto, il Green Pass è una misura politica, ecco. Perché di fatto viene imposto a tutti, e noi abbiamo votato contro, siamo l'unica forza politica che ha votato contro, perché viene imposto a tutti in maniera liberticida. Perché sappiamo che il Green Pass non garantisce l'immunità. Io il Green Pass sta crescendo del 6%. Io ho il Green Pass per un anno, favore. E adesso per legge diventerà di 9 mesi. Favore. Perché chi lo sa, no, chi lo ha sa deciso? Perché. Io posso dire una perché momento. È del tutto aleatorio. È un documento aleatorio che viene imposto in maniera liberticida, come hanno anche evidenziato avvocati, costituzionalisti, e che non va, non può essere giustificato con la questione della salute pubblica. Faccio l'esempio dei docenti e poi mi taccio. I docenti, dovete sapere che grazie alla piattaforma SOGEI del Ministero dell'Istruzione, quando entrano in classe hanno la possibilità di essere verificati fino a 3 ore prima dal dirigente scolastico o suo delegato se sono verdi o rossi. Sa cosa significa questo? E lo ha evidenziato il garante della privacy? Significa che la libertà essenziale di privacy, di scegliere se vaccinarsi, essere immuni o perché appunto si è immuni o si è tamponati, le viene posso svelata. Chiedere, scusi, adesso poi chiudiamo la parentesi. Io volevo dire una cosa sul governo, sull'azione del governo. Adesso Claudia Fusani, ti do subito la parola, però volevo fare ancora una domanda a Mollicone. Quello che non è chiarissimo è che cosa propone Fratelli d'Italia a fronte di questa situazione. Allora, no il Green Pass, che cosa? No, noi abbiamo proposto e abbiamo non solo proposto, ma abbiamo anche realizzato attraverso i nostri governatori la ventilazione meccanizzata nelle scuole, l'abbiamo realizzata. Abbiamo detto che sui trasporti pubblici devono essere potenziati e lì ci deve essere posto un controllo particolare perché sono centri di contagio. Ma sulla per spingere le persone a vaccinarsi, che cosa bisogna fare? Noi siamo a favore della vaccinazione e più estesa anche per le categorie fragili. Ma come si fa a convincere? Come si fa a convincere le persone? Non certo obbligandoli. E allora un'alternativa, qual è? L'obbligo non c'è, cioè il Green Pass che è ma un ma siamo all'86% della vaccinazione, il problema non è la vaccinazione, il problema è se i vaccini funzionano. Oggi il problema è se i vaccini funzionano. Lei sta sostenendo che i vaccini non funzionano e poi dopo ne riparleremo in un'altra puntata. Anche Crisanti, anche gli altri... Crisanti ha detto che i vaccini funzionano. Non ha portato all'immunizzazione... Ma l'immunità di gregge è sempre per i numeri, perché era una asticella molto alta. Ma anche per la durata, anche per la durata. Se oggi siamo costretti... Quindi lei non vaccina... I vaccini non hanno funzionato, quindi? No, quindi vanno fatti alle fasce più fragili e vanno tutelati. E agli altri no?
ma non, vanno no, fatti per libertà fatti di scelta. No. O lo Stato si assume l'obbligo vaccinale quindi e si assume dicendo, le responsabilità. Facciamo... Allora lei no, io non sto dicendo questo, non mi metta in bocca la cosa capisco. Che io non ho lei detto. Oscilla tra l'obbligo vaccinale. No, siamo contrari. Contrari all'obbligo vaccinale, contrari al Green Pass, ritiene che i vaccini non siano utili. No, non ho detto non, questo. Non si capisce. No, noi siamo. Allora, innanzitutto io come la maggior parte di noi la siamo propaganda sono è vaccinato, sono vaccinato con il Green Pass di un anno. Io sto dicendo questo sono anche su libero immune. Come convince le tranquilla. Persone a vaccinarsi? Però, se lei dice che il problema è lo che abbiamo non tutti detto sono... fin dall'inizio con campagne di sensibilizzazione, ma fatte non come? Con il terrorismo mediatico di questi giorni sì, e non vero. Con il ma Green Pass obbligatorio. Lei è in una televisione. Poi, se dire lei vuole che lei... io le dica, no, le dica quello che vuole lei, io non glielo dirò mai, io ho un'idea precisa. Lei è in televisione a dire che i vaccini non lei ha detto i vaccini non funzionano. No, io ho detto no, mi scusi. Questo lei lo ha detto lei, questo. Questo lo ha detto lei. Io ho detto un'altra cosa e lo dicono i virologi che i vaccini e lo dice perfino la Pfizer che i vaccini funziona. Ormai si, no, si sono abbassata si è abbassata lo no, scudo immunitario a sei mesi. Esatto, questo a sei è, la, mesi. È la durata. E quindi il Green Pass, rifarli, che era la panacea di tutti di tutte le garanzie, sarà abbassato dopo essere stato aumentato appunto, per legge, ma non da autorità mediche. Appunto, è stato, quindi è stato lei è da governi. Se lei, quindi lei è favorevole che venga abbassato, se dice che dura sei mesi. Io sono... Io non... No, se no, il contrario, le rovescio la cosa. Allora, se viene abbassato a sei mesi, vuol dire che l'immunità che non, era, non era a 12 esatto. mesi o e a 9 mesi che, e che quindi, e quindi che i vaccini sono meno efficaci, questo è ontologico, è meno, sono meno efficaci di nella quello... Durata, nella durata, nella durata. Nella che, ma anche nei contagi, ma ci sono prima. I contagi. Va bene, basta che siamo d'accordo, contagi, questo si ci sono i contagi, lei lo sa che sono aumentati i contagi in paesi come la Germania, dove c'è una vaccinazione molto alta. Va bene, aspetti. Io volevo dire allora, no, no, un momento sull'azione di governo, volevo tornare. Ah, ecco, intanto buongiorno e ben arrivato.